FIFA Club World Cup. Coppa del Mondo per club. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Anteprima della partita. In grafica possiamo vedere le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Altra serata di grande calcio, quella che ci attende sui canali di eSports, in diretta come sempre, condizioni meteo ideali, non ci sono nuvole. Vi parla Pierluigi Pardo, con me come sempre Stefano Nava per il commento tecnico. Ultimo ostacolo sul cammino verso la finale, si giocano tutto in questi 90 minuti. Match che si preannuncia davvero molto interessante. Manca sempre meno al termine del torneo, si giocano l'accesso alla finalissima in questi 90 minuti. Dovranno cercare di mettere da parte tutte le paure e scendere in campo per fare la gara. È una sfida incrociata tra questi due giocatori, fra gli osservati speciali del match di oggi, che proveranno a trascinare le rispettive squadre al successo. I compagni si affidano alle loro giocate per indirizzare la partita sui binari convenienti. Le scelte del tecnico e dei padroni di casa per questa sfida. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico: segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato ci ha regalato match ricchi di gol e di emozioni. Speriamo dunque di non rimanere delusi. Questo è l'11 della squadra ospite. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pierre. E così deve averla preparata. Semifinale che ha avuto inizio, due squadre a caccia della finale, ma solo una la otterrà. Partita molto sentita, le dichiarazioni della vigilia non lasciano dubbi sul fatto che entrambe daranno il massimo oggi per portare a casa il risultato. È in buona posizione. Occasione! Può mettere da lì! Fondamentale il difensore! Tevez! Direttore di gara, già protagonista! Attenzione, vediamo il cartellino! Giallo! Ed è giallo! Per me ha sbagliato! Chiara occasione da gol questa! Situazione di parità, fanno girare il pallone. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Occhio all'avanzata. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. 1-0, si sblocca dunque la semifinale. Vedremo come questo gol inciderà anche tatticamente sul match. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol, evidenti le colpe del portiere. E beh, non ha coperto bene il proprio palo. La palla si è infilata proprio lì. Potrebbe andare al cross. L'arbitro qui non se l'è sentita di estrarre il giallo. E questa è l'ultima, è quanto si è capito dal suo labiale. Freddissimo dal dischetto.
Rigore calciato con sicurezza. Palla che finisce in rete. Un bel calcio di rigore di Tevez. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Parità dunque al termine dei primi 45, grande equilibrio in campo, vedremo se le cose cambieranno nella ripresa, potrebbe contare anche la stanchezza. Entrambe le squadre hanno corso molto nel primo tempo, bella intensità, vedremo quale delle due avrà conservato più energie in vista del rush finale. Inizia la ripresa di questa semifinale, in palio c'è un biglietto per la finalissima. E entrambe le squadre mi sembrano uscite dagli spogliatoi dopo l'intervallo, belle cariche, belle toniche, speriamo di assistere a un bel secondo tempo. Ha cercato la conclusione diretta verso la porta, nonostante la distanza proibitiva, per poco lo trova il gol. Eh sì Pier, la palla non è uscita di molto, il portiere sembrava battuto. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. È tutto solo? Eccolo il gol che li portano avanti, ma ovviamente dovranno mantenere la stessa concentrazione, semifinale che resta apertissima. Efficace il traversone qui dalla fascia dal quale è scaturito il gol. Lo stiamo proprio rivedendo. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Difensore in difficoltà qui, attenzione, Pissarro, splendida parata in tuffo, si limitano a far girare palla nella propria metà campo e fin qui il gioco funziona. Palla molto interessante, è tutto solo, palla ancora in gioco e c'è il gol che vale il doppio vantaggio, volano verso la finale, guardate l'entusiasmo dei tifosi. Rivediamo, eccolo il gol, portiere non esattamente impeccabile, sulla prima conclusione poteva fare meglio. Pronto l'attaccante a piombare sulla respinta. Non è finita. Bravo qui il portiere a salvare la propria porta, ma che errore dell'attaccante. Era solo, poteva piazzarla comodamente, invece ha calciato malissimo. Carlitos Tevez, ti chiedo un giudizio sulla sua prestazione, Stefano. Il vantaggio della sua squadra porta la sua firma. Ha offerto un contributo decisivo con una splendida tripletta. Occhio al cross. Pissarro. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Partita che si riapre nel finale, un solo gol da recuperare col tempo che scorre però inesorabile. Devono crederci fino all'ultimo, il gol può arrivare da un momento all'altro, l'unico problema è che non c'è più tempo. Un gol buono solo per le statistiche, arrivato in pieno recupero che non cambia la sostanza. Onore comunque a questa squadra per non essersi arresa fino all'ultimo. Bravi. Momento bellissimo, la qualificazione alla finale sembrava un sogno e realtà. E sono un passo dal trionfo, Pierluigi. Stefano, come valuti la partita di Tevez? Ti è piaciuto la pasce?
Oggi era scatenato. D'altronde veniva da un periodo particolarmente positivo. Tre gol che danno fiducia, morale, ma soprattutto che hanno consentito alla squadra di vincere. Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. Risultati della giornata. Queste sono le principali notizie della giornata. Anteprima della partita. Simulazione della partita. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Semifinale che ha avuto inizio, due squadre a caccia della finale, ma solo una la otterrà. Partita molto sentita, le dichiarazioni della vigilia non lasciano dubbi sul fatto che entrambe daranno il massimo oggi per portare a casa il risultato. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Vestire la camiseta blanca del Real, credo, Stefano, sia il sogno di qualsiasi giocatore. Stiamo parlando di una delle società più gloriose al mondo. Da qui sono passate tante leggende che hanno scritto pagine indelebili. Gente capace di vincere tutto con questa maglia. Asensio. Nuovamente su Asensio. Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone questo sì. Girata di testa che meritava miglior fortuna. Quadrado. Serve Morata. De Ligt. Ottima lettura difensiva. Cross. Occhio a Benzema. Casemiro. Buona la serie di scambi dei giocatori del Real. Asensio. Occhio a Benzema. Casemiro. Può andare uno contro uno col portiere. 1-0, hanno trovato il primo gol del match, può essere importante anche dal punto di vista psicologico in questa semifinale. Bentancur, occhio a Morata. Il Real può andare alla rimessa laterale. Casemiro. Casemiro, è un giro palla quasi ipnotico questo. Ruba palla lateralmente. Pallone perso. Attenzione all'avanzata di Kroos. Karim Benzema. Casemiro. Palla per Benzema. Entra in modo perfetto. Squadre di... Arbitro che dà il via alla ripresa di questa semifinale. Tutti a caccia di un biglietto per l'appuntamento finale di questa competizione. Ultima chiamata per entrambe. Chi perde e torna a casa a mani vuote. Karim Benzema. Servito a Zaha. Occhio a questo pallone filtrante. Movimento nel banchillo visitante. Va a producirse una sostituzione. Sale della cancia. Dybala sulla traiettoria giusta, ferma l'azione. Le sostituirà con il... Prova Cristiano Ronaldo. Controllano molto bene il possesso del pallone. Palla vagante adesso. Palla larga per Hazard. Andrà a battere Quadrado, il fallo laterale. Ronaldo. Bentancur. Attenzione a Cristiano. Dybala. Rabiot. Prova a piazzare, si tuffa e sventa il gol. Si riparte col calcio d'angolo. Ci mette i pugni e allontana. Servito De Ligt. L'appoggio su Chiesa. Riconquista il pallone con un buon intervento. C'è la rimessa con le mani. Buone qualità di palleggio quest'oggi.
Occhio che guadagna metri. Modric. Real che prova a rovesciarsi in avanti per creare pericoli alla difesa avversaria. E c'è il gol, doppio vantaggio adesso, che comincia a assumere contorni molto pesanti, ma ovviamente devono mantenere alta la concentrazione se vogliono conquistarsi la finale. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Bentancur, riparte il Real. Ancora 5 minuti da giocare. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Ha spazio per andare. Occhio al pallone filtrante. Ancora Marcelo. La mette in mezzo a Hazard. Fallo e dunque calcio di punizione per il Real. È un momento bellissimo. La qualificazione alla finale sembrava un sogno, è realtà. E sono un passo dal trionfo qui a Luigi. Andiamo a scoprire tutti i risultati della giornata. Prossimo turno. Finale. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man.